one of Mito's toadies. Knock him out of the way. All else fails. Si fa a essere così idioti. Mi sono fatto massacrare al primo colpo. Ok, abbiamo sbloccato questa. Così accorciamo un po' di tragedia greca. Ma lì sì, lì era quello. Qui c'è qualcuno. You're not Mito's underlings. I see. I barely managed to avoid losing myself there. That bastard Mito. Why would he attack members of the government like us? It's like he enjoyed hearing our screams as one by one we joined the ranks of the lost. Wait, I think I hear something. Forget about that. Attaccare. Guarda che sono bestie. Vabbè. Lui non mi ha schivato, ma per fortuna quello mi ha lisciato. Perché non me... è morto. Oh! No, dai, avevo pure messo sì. Ciao mascara. Sono venuto a vedere quanti schiaffi prendo. Tanti, tanti, ne prendo tanti.
E dai. Io stavo cercando di tornare lì. Ho preso gli schiaffi perché ho parlato col tizio. E adesso ci riproviamo. Il tempo che mi ricarica questa abilità. Come fa? No, vabbè, io ci denuncio. Ammatola che mi paro. E ammatola che rotolo, quelli mi prendono lo stesso. Vabbè. Non ci credo. Finalmente l'ho agganciato. Faremo? No, dai. Va
Incredibile. Che spettacolo orrendo, amici. What's up? You notice something? All right, let's move. Greetings. One of Mito's toadies. Knock him out of the way. Ma è stato bello. Safe hands. I guess. Wait. No. Ah, è pura tu. Sicura? Let's go. We'll have to make good use of this. Ma andrà a vedere una cosa, dai. Ok.
la tizia vuole andare avanti, no? Si è fermata lì. Di qua. No. Di là. Our fates must be tied. Eri qua. Moving. Enemy right by us. You're ready. Have to make good use of this. We're nearing the ceiling, not much farther. We'll have to fight our way through. Don't let your guard down. Sigari costosi. Watch out for an ambush. Quanto sono cretino? Magari non è scesa perché... Non serviva a scendere.
You pick our route. Di qua? Something useful? Grande, io adoro questi giocatori che non ti portano direttamente al alla fine, ma ti fanno esplorare tutto. No, dai. Vabbè, è andato ad ammazzare a quello. Ghiaccio. No, vabbè, non ci credo, non ci credo, non ci credo. Mi ha distratto quello che si è teletrasportato e mi sono cagato che fosse arrivato un altro nemico al volo. Vabbè, dai. Ho sentito un vestigio. That's an odd place for it. Tacos al sushi? Thank you.
Dove cavolo? Eccolo qui. You know I'd love to stay and greet you properly. But I'm afraid I'm on a tight schedule. What the? And how were they? The humble hors d'oeuvres that I so generously prepared for you. All of the lost here. They were your experiments? You're insane. Ah, the main course has just arrived. Ricorda tanto i due cacciatori di draghi di Dark Souls. Che li dovevi affrontare contemporaneamente. Chissà se quando uccidi uno si potenzia anche l'altro. Mamma mia, come le ho prese subito! Le ho scippate subito! Alla... Mi sa che a sto giro non ritornare a ricaricarmi non è stata una bella idea. Mamma mia. Oh, attiva. Attiva e ritorna. Tanto non ce la faccio. Perché non mi attiva e ritorno?
sì, vabbè. Sono bloccati. No, non ce la faccio. Non ce la faccio. Ci stiamo tenendo vivi l'uno con l'altro. Ciao. Buonasera Danilo. Sei venuto a vedermi prendere schiaffi o cosa? C'è qualcuno al piano di sotto. Andiamo a vedere se c'è qualcuno. Qua nella mappa mi segnala che c'è qualcuno. Boh, non so che dire. Questa te la dedico, Dani. Fates must be tied. Vedi, mi segna un PNG qua. Vabbè, intanto facciamo una cosa. Ecco, dai, almeno la cosa buona è che stiamo caricando velocemente. Come buonasera o cosa? 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 E credo che si è vista male. Questo si toglie lì davanti. Visto che è figo lui. Fa tutte le cose gnegne. Da solo non ci provo neanche, perché già prendo gli schiaffi con l'aiuto di... con gli aiuti esterni. Vediamo un attimo che cosa è questa. Aumenta temporaneamente la forza e la destrezza. Perfetto. Dovrei attivarli tutti e tre. No, Danilo. Qua gli schiaffi sono palesi. Sto aspettando come un disgraziato che arrivi qualcun altro a darmi una mano. Se no... provare un'altra volta da provare da solo non è cosa. Intanto consumo foschia. Così almeno se muoio non la devo recuperare. Come prima era facile. Patto sacrificale.
Io veramente prima così facile non l'ho visto. E secondo me l'errore mio è stato salire troppo di livello. Più sali di livello, più i nemici diventano forti. Mentre se uno sale di... migliora l'equipaggiamento senza salire di livello, finisci per avere un equipaggiamento molto più forte rispetto al livello che stai utilizzando. E questo ti avvantaggia. Perché mentre i nemici vengono livellati al tuo livello, appunto, non al tuo equipaggiamento. Non so se mi sono spiegato. Diciamo che boss, quelli che ho trovato facili, sono stati facili grazie agli altri giocatori che ho trovato online che mi hanno aiutato. Perché da solo non è che ne ho affrontati tanti. Che dici, Danilo? Provo da solo e prendo gli schiaffi? Perché qua non arriva nessuno. Lo stacco e provo un'altra volta. O provo da solo e prendo gli schiaffi. Decidi tu. Va bene, prendiamo gli schiaffi. Ringraziate Danilo. Magari questi li potevo attivare prima. Però vabbè. Vieni qua. Ah, su. Oh cavolo, non mi ero accorto. Ho visto che col pugno faceva cilecca. Non ho visto la magia per terra. Ah, guarda quella simpaticona. Scusa, ma chi ti c'hai mischiato a te? Stavo combattendo con quell'altro. Spostati, spostati, spostati. Ho preso la schiena. Ritorniamo col tizio. E dai. Arrivato. Togliti. Ok, dai, ti ho ascoltato. Un'arma più rapida. Sì, però... scusami. Sono crepato malissimo. Ho cambiato l'arma, però l'arma più rapida, essendo più leggera, mi dà meno protezione. Vediamo se interviene qualcuno. Entro pochi secondi. Buono per poco. Ma se hai notato quanto gli abbiamo levato, praticamente niente. Anche perché devi considerare che i boss di solito più vita gli togli e più aggressivi diventano. Sì, più che altro mi serve... mi serve equipaggiamento, un equipaggiamento con cui io riesca... Sperone del suicidio. Bello, sperone del suicidio. Esteticamente è figo. Questo sembra il cugino di Assassin's Creed.
un piccolo no. Altri particolari non ne ho da farti vedere. Comunque rimettiamo quello che avevo e niente. Mi sa che a sto giro mi fermo qui perché non arriva nessuno in mio aiuto. Eh sì, hai ragione. Il discorso è che molto spesso i boss hanno dei piccoli tempi di recupero tra un attacco e l'altro, e quindi cerco di avvicinarmi il più possibile in quel breve lasso di tempo. In realtà è anche vero che sto cavolo di gioco continua a darmi delle abilità da sbloccare, quindi non riesco a fare un set di abilità mio preferito perché continuo ad impegnarmi a sbloccare quelle che vado trovando. Perché vedi, questi qua rappresentano, ognuno di questi rappresenta un codice sanguigno, ossia un tipo di giocatore che ne so, ognuno di questi rappresenta un personaggio, tipo questo che sto usando, e utilizzando il suo codice sanguigno posso apprendere le sue abilità. Apprendendole però col tempo le posso ereditare. Ereditare significa che poi le posso mischiare ad altri codici sanguigni. Soltanto che più avanti vai, più sblocchi le abilità più forti. Per sbloccarle devi apprendere. Quindi non puoi utilizzare, devi togliere quelle altre che magari uso più spesso per apprendere queste. E quindi magari le abilità di spada che vorrei, o i potenziamenti di spada che vorrei utilizzare in questo momento sono deselezionati per poter utilizzare questi. E sta arrivando un redivivo. Vedi, questo è 3/4, questo a metà, 3/4, 3/4, 3/4. Tipo, l'utilizzo della maestria dell'alabarda. Io non lo sto usando l'alabarda, però per amore di completare il tutto l'ho messo adesso. All right, let's move. Andiamo a dare gli schiaffi a quelli. Cioè, andiamo a prendere gli schiaffi perché... Find an opening and jump in. That's a good idea. All else. Mi prendi il tizio grosso. E quando mai? Ma perché questo ce l'ha con me? È inutile. Devo avergli fatto qualcosa io a questa. Forse gli ricordo un ex fidanzato. Vale a quello. Vai col liscio. Scusa. No. Dai. Dov'è?
togliti. Ma quanto ci rompi i cabasi? Vabbè, siamo morti tutti. I see you're awake. Beh, penso di avere preso abbastanza schiaffi per stasera. Danilo, ti saluto come saluto tutti gli altri. Ciao ciao. Ho preso abbastanza schiaffi questa sera.